Mister Giuseppe Vitaggio, grande giornata di calcio pometino, il derby va a voi del Pomezia Calcio Selva di Pini, è una partita giocata bene in attacco, contenuta bene anche in fase difensiva, vittoria meritata per lei? Sì, penso di sì. Nel complesso, tra i primi e nel secondo tempo, sì, anche perché la potevamo chiudere pure prima. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per poterla chiudere, poi il derby è il derby, poi un po' di nervosismo, un po' di tensione dei ragazzi. E secondo tempo loro hanno avuto un paio di occasioni dopo potevano far gol. Quindi, però nel complesso penso che abbiamo meritato di vincere la partita. Ho visto i ragazzi nel pre-partita, lo sentivano questo derby, è comunque una partita contro ragazzi che magari si incontrano per strada, a scuola e così via. Sì, i ragazzi ovviamente sono compagni di scuola, si vedono, quindi ci stanno gli sfottò tra una squadra e l'altra, quindi la sentivano sì questa partita, era una cosa sentita da tutta la settimana, quindi non vedevano l'ora, anche perché venivamo da una sconfitta un po' immeritata durante la settimana, quindi i ragazzi volevano proprio vincerla questa partita. E poi nel secondo tempo abbiamo avuto un po' di tensione, però siamo riusciti a portare in porto la partita, quindi va bene. Grande gioco d'attacco sviluppato prevalentemente sulle fasce, che poi è un po' quello che fa anche la prima squadra del Pomezia. C'è una linea di continuità fra settore giovanile e prima squadra nel tipo di gioco che si va a sviluppare? Sì, cerchiamo di abituare i ragazzi al giocare, diciamo, allo stesso modulo, però ognuno di noi, poi ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio, il mio è quello di giocare sulle fasce, cercare sempre la profondità e quindi cerco di incutere a questi ragazzi le mie idee, però poi giustamente sul campo il derby e la situazione non è sempre riuscito, però diciamo che sul primo gol è stata una bella azione, dai. Il gol che abbiamo fatto è stata una bella azione, via. Se deve trovare un neo a questa prestazione dei suoi ragazzi, se c'è, oppure perfezione totale oggi. No, no, perfezione mai, mai, mai. Abbiamo fatto tanti errori grossolani, ripeto, abbiamo rischiato di pareggiare una partita, cioè di pareggiare, sì, una partita che secondo me potevamo chiudere bene prima perché abbiamo le qualità tecniche per poterlo fare, però errori ne abbiamo fatti. Poi ne parliamo lunedì con i ragazzi perché ce ne sono stati abbastanza pure. Perché può essere pure dettati dalla tensione, però dai. Anche sul gol, il portiere sul palo suo ha preso un piccolo abbaglio, però va bene uguale, dai. A lungo termine, per la stagione, la società le ha chiesto qualcosa di particolare o lei in se stesso magari ha un obiettivo per questo campionato? Io, il mio obiettivo è quello di far crescere intanto i ragazzi e impararci a giocare a calcio. Alcune regole fondamentali che magari nel settore giovanile si imparano, che è la cosa secondo me fondamentale quando arrivano poi in prima squadra, e sperare di portarli in prima squadra. Poi, se riusciamo anche a vincere, sarebbe la ciliegina sulla torta. Però il mio obiettivo principe è quello di imparare a loro a fare determinati movimenti, a fare determinate situazioni calcistiche che sono fondamentali per poter continuare a giocare a calcio. Questa è la prima cosa per quanto mi riguarda. Poi, ripeto, se vinco, ovviamente, chi non vuole vincere, per carità, assolutamente. Il derby va al Pomezia Calcio Selva di Pini, ovviamente siete felici per il risultato e per la prestazione. Sì, certo, è stata una partita sofferta, ma ci ha caricato molto questa vittoria, dato che venivamo da una sconfitta immeritata. E niente, questa partita ci fa ben sperare per il proseguito del campionato. Perciò niente, adesso mani basse e continuiamo a lavorare per vincere anche le prossime partite. Siete stati bravi e concreti sotto porta, ma bravi anche nel contenere poi, soprattutto nel secondo tempo, la risposta dell'Uni Pomezia. Quindi, quanto è servita la concentrazione in una partita comunque delicata per voi? È servita moltissimo, è stata fondamentale, forse è stata proprio la cosa che ci è mancata domenica e questa partita non ce la siamo voluti far sfuggire e fin da quando siamo entrati in campo nel primo minuto la volevamo vincere e si è visto in campo e il risultato ci ha premiato. Andiamo dal capitano per capire invece cosa non ha funzionato nell'impegno precedente, come mai sono sfumati, insomma, i punti. Allora, domenica scorsa ci è mancata la cattiveria sotto porta, sennò avremmo vinto la partita perché non c'è stata mai partita, abbiamo sempre attaccato, abbiamo sempre pressato su ogni palla e non siamo riusciti a segnare. Purtroppo abbiamo sbloccato il risultato solo all'ultimo e non c'è bastato per recuperare la partita.
Cosa puoi raccontarci dello spogliatoio dei tuoi compagni, se sentivate questa partita, visto che comunque i vostri avversari magari li incontrate a scuola, per strada, magari anche qualche sfottò, come l'avete vissuto il pre-gara? Allora, sì, li conosciamo quasi tutti, bene o male, perché li vediamo tutti i giorni, quindi la partita non è cominciata sta settimana, ma è cominciata già da quando sono usciti i calendari. E niente, dentro lo spogliatoio siamo felici perché comunque a Pomezia ci stanno due squadre e una abbiamo fatto vedere che siamo più forti noi, quindi. Ecco, allora magari in settimana partirà anche qualche sfottò per questa vittoria da voi ottenuta. Quasi sicuramente, ma da parte nostra cerchiamo di stare calmi perché comunque non ci serve a niente prendere in giro, perché ormai abbiamo preso i 3 punti e è quello che conta e basta. Il mister cosa vi ha detto prima della partita e dopo, se vi ha parlato dopo questa vittoria? Allora, prima della partita vabbè, ci ha caricato come è giusto che sia e ci ha caricato bene perché siamo entrati cattivi, abbiamo fatto subito il gol, poi non ci siamo fermati, abbiamo continuato a giocare comunque. E vabbè, dopo la partita lui non gli piace parlare, ha detto due parole che abbiamo giocato bene e basta, in genere parliamo lunedì. Allora, invece ci spiegate magari cosa è successo dopo il 2-1 dell'Unio Pomezia, perché mancavano pochi secondi, però forse un po' di apprensione in quel momento è arrivata. Sì, lì per lì ci sono stati 2-3 secondi di panico, però siamo rimasti lì sul pezzo, abbiamo continuato a combattere e niente, abbiamo vinto e questo è quello che importa. Allora, quindi adesso chiedo a entrambi qual è l'obiettivo stagionale per voi, se ne parlate nello spogliatoio di quello che potete raggiungere quest'anno. Partita dopo partita e la fame viene mangiando, come si suol dire, perciò niente, lavoriamo per la partita successiva e poi quello là che succede saremo ben felici di puntare in alto. Il tuo compagno è abbastanza diplomatico, vediamo se tu ti sbilanci. No, mi sbilancio perché non è giusto farlo. Allora, dobbiamo impegnarci come abbiamo fatto questa settimana e come abbiamo fatto la settimana scorsa e così lavorando piano piano ci riusciamo sempre di più e possiamo stare lì sopra.